Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'Inter batte l'Udinese in rimonta allo stadio Giuseppe Meazza in Milano per 3 reti a 1, grazie ai gol di Jovetic ed Eder. Una partita in cui l'Udinese passa in vantaggio al nono minuto grazie a un bellissimo gol di Terreau, pescato da Badou che fa un grandissimo lancio e pesca appunto l'attaccante francese che al volo di destro insacca un pallone che Handanovic non avrebbe mai potuto parare. Dunque, 1-0 al minuto 9, partita subito in salita per l'Inter e in discesa per l'Udinese. Inter che gioca con calma, fa il suo gioco senza buttarsi troppo in avanti e rischiare di prendere il secondo gol. E trova il pareggio soltanto al 36esimo minuto con Icardi che salta due avversari, si allarga e con il mancino serve Jovetic che al centro dell'area di rigore non può sbagliare a porta vuota. E se nel suo quinto gol di stagione, non segniamo dal girone di andata proprio contro l'Udinese. Bel gol di Jovetic, bella l'azione di Mauro Icardi che secondo me sta migliorando partita dopo partita, ma aspetto prima di chiedergli scusa. Il primo tempo termina dunque sul risultato di 1-1. Inter che sicuramente dopo il gol di Terreau ha reagito, ha giocato con calma e ha pareggiato la partita meritatamente. E nel secondo ha cominciato ancora meglio, giocando con più cattiveria, con più voglia, con più forza. E ha trovato il vantaggio verso il 70esimo minuto, se non erro, adesso non ricordo bene. Perché veramente Carnesi si è preso di tutto e l'arbitro ha tolto 3 o 4 rigori, secondo me, all'Inter. Due netti e due un po' meno, ma sicuramente l'arbitraggio è stato tutto a favore dell'Udinese. E questo, vabbè, non ci dovrebbero essere proprio dubbi, però ovviamente. Non si può mai essere contenti perché ci sono sempre gli antinteristi che trovano scuse per dire che non è vero. Fatto sta che l'Inter trova contro tutto e tutti il vantaggio con Jovetic che viene pescato da Biebiani che fa una corsa straordinaria e serve Yo-Yo che di petto non può sbagliare, segna il suo sesto gol in stagione. Prima doppietta, anzi seconda doppietta in stagione dopo quella col Carpi all'andata. Jovetic che dunque si ritrova e sono molto contento di questo. Non può sbagliare nessuno dei due gol, ma sicuramente si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Fa una cosa davvero bomber. Udinese che non molla però, cerca il pareggio fino al 94esimo e rischia di trovarlo con Zapata che colpisce a colpo sicuro con il destro e si trova davanti un super Handanovic che fa un vero miracolo e poi l'islandese Alfredsson sbaglia un gol praticamente già fatto a porta vuota e da quell'azione Handanovic pesca Brozovic che lancia Eder che salta un avversario e di esterno destro segna il suo primo gol con la maglia nerazzurra e segna il gol decisivo per la partita alla fine, il 3-1 finale. Devo dire che sono molto contento per come l'Inter ha amministrato questa partita, per come ha reagito al vantaggio dell'Udinese, per come ha portato a casa i 3 punti. Ovviamente oggi ci sarà questa sera Fiorentina-Juventus, forza Juve questa sera per evitare di far sempre andare a meno 2 la Fiorentina, ma credo che la Juventus vincerà senza troppi problemi e lo spero, ragazzi, per questa sera. E poi domani ci sarà Roma-Napoli, Forza Napoli per cercare almeno di restare a meno 4 e di provare a arrivare al terzo posto, però io non credo che sia possibile, anche perché se lo merita molto più la Roma di noi e sono il primo a dirlo. Contento per la vittoria, bravo Mancini per come ha amministrato la squadra, per come ha fatto anche la formazione, per i cambi e per tutto. Adesso si pensa già alla Lazio, gara difficile, dobbiamo vendicarci per l'andata e insomma non hanno secondo me meritato la vittoria all'andata perché Felipe Melo praticamente ha regalato un gol alla Lazio, il primo è stato meritato, però è andato comunque da uno schema che non è stato capito da quell'Inter che di solito vinceva tutte le partite, poi da quella partita è successo quello che è successo, lo sapete, abbiamo cominciato a perdere, a pareggiare, insomma, conoscete tutti la storia di questa stagione dell'Inter. Dobbiamo rifarci, dobbiamo assolutamente portare a casa altri 3 punti ed altri 3 punti contro Lazio, Empoli e Sassuolo per cercare almeno di terminare la stagione al quarto posto e chi lo sa, magari potrebbe esserci anche qualche sorpresa. Noi ci vediamo in un prossimo video, io ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e non vi leggo le pagelle perché non le ho davanti, però volevo semplicemente dirvi quali sono secondo me i migliori in campo e quali i peggiori. I migliori sicuramente sono Handanovic, Icardi e forse Jovetic. E Condombia sicuramente, peggiori veramente non ho nessuno. Hanno giocato bene anche Brozovic, ovviamente Eder che è entrato ha segnato. Ho giocato bene tutti, non ho veramente peggiori. Mi sembrava sottotono Biebiani, ma dopo quello scatto, ragazzi, aveva problemi mi sembra 20 minuti. Ha fatto quello scatto incredibile. Io non posso assolutamente dire che non mi è piaciuto. Straordinari come sempre, Miranda e Murillo come sempre.
diciamo, ha avuto qualche difficoltà, ma ha anche fatto molto bene quando è stato chiamato in causa. E, insomma, è un giovane, bisogna capire se fa qualche errore, ma questa partita mi sembra abbia fatto quasi tutto bene. In altre partite sicuramente ha fatto qualche errore di più, però, ripeto, dobbiamo capirlo. Nella sua intervista ha detto che resterà all'Inter, di questo sono veramente molto contento. Anche io ci ho fatto capire che resterà, questa è una cosa a dir poco molto positiva. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre e comunque, forza Inter!